Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo terzo duello, perché diciamo, se avete seguito tutta la vicenda, dopo l'unboxing abbiamo fatto un duello io e Toda sul mio canale e uno sul suo, e questo è il terzo e vedremo definitivamente se è più forte Obelisk, il mio Obelisk, o il suo Slifer. Bellissimo Slifer, palese. Considerando che la prima l'ho vinta io, la seconda te, questa parto io. Che decide? Qualcosa da decidere, esatto. Allora, mi aspetto uno... Smazziamo quanto vuoi, decidi tu. Sì, smazziamo metà. Metà? Sì. Va bene. Allora, andiamo a vedere come va. Ovviamente ringraziamo sempre MS20 per averci fornito questi mazzi. Esatto, con cui possiamo divertirci come dei bambini l'uno contro l'altro, perché alla fine lo scopo è quello. Sì, sì, sì. Tanto sono veramente divertenti. Non è da prendere come prodotto competitivo, ma serve per cazzeggiare, sinceramente. Ed è questo il bello. E poi in realtà qualche build interessante si può fare, ovvio non è libro competitivo come ha detto già Fede, però è divertente il mazzo. Entrambi, sì, sì. Devo dire. Allora, dai, parto io. 1, 2, 3, 4, 5. Allora. Parto subito settando 1 e 2. Perché è proprio l'agile Momonka o l'altro? No. Vai. No, io... Draw. Quello è il discepolo di Ra. Stand by me. Vai. Ti direi un... avanzata delle carte, te la ricordi? Sì, 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 abbastanza. Me ne hai tipo tirate 10 in due partite. Guardo le prime 5. Metto nell'ordine che voglio. Sì. Direi così, 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 così. Perfetto. Mm-hmm. E poi volendo posso fare una norma azione tramite attributo aggiuntivo. Sì. Farei un special Vishuda perché non controllo mostri. Sì. Un normal Viverna Clock. Sì. Effetto Viverna Clock, genero un token. Mm-hmm. Vai. Zero d'attacco, zero di difesa, quindi vabbè. Metto in death. Aspetta, no, aspetta un secondo, Attivi l'effetto. Dimmi. Calcia. Spicy. Mm-hmm. Ci sta. No. Ero certo. Prendo 400 d'attacco, quindi vabbè, diventa un 2200. Mm-hmm. Schiare, entrare in battle, picchierei 2002. Sì, ok. Vediamo se ti penso. Lo sapevo. Che col criceto tiro l'amico del sole. Ovvero l'agile Momonga. È quello che se va al Chin in battle ne porta due coperti, fino a due coperti, sì, giusto? Mm-hmm. Ok, ed è in difesa? In difesa a 100. Ok, porta altri due, allora. Setto uno e vai pure. Ok, pesco. I due mostri sono quanto? Calice fino all'end, quindi un 1.800 e un 1.500. Ok, setto una e vai. Ok, intro. Sì. Stand by me. Sì. Si pensa, ma sì, qual è il problema? Facciamo gli fare le sue cosucce, ti pompi pure di 1000 LP, no? Quando va al cimi qualcosa. Sì, sì. Teniamo gli LP stavolta, non evitare. Errore, lo tengo io. Allora, ti direi che si può anche entrare in battle. Va bene. 1500. Ok, guadagno 1000. Va bene. Tiro altre due. Me ne spacchi un altro, ovviamente. Sì, te ne picchi un altro, quindi okay. Dai 10.000. Due al secondo. Terzo agile al cimitero. Vai pure. Vado in uno. Allora. Setto un'altra carta, setto un'altra e vai. Ah, draw. Quale hai settato adesso? Questa. Ok, il mostro di Ra. Va bene. Stand by me? Sì. Beh, non è così scontato che vinca io, Non hai squilibrato per ora. Un 3 in battle? Sì. Picchio 1.800 su quello che hai settato adesso? È un 2.000. Perdi 200. Ah, il Dark Lord. Va sì, bene, perdo 200. Non è un Dark Lord, eh. Ah, non è un Dark Lord. È strega condannata. Vabbè, sì. Vabbè.
Battle sempre picchio con Bishu dall'altro. Ok, guadagno altri 1000, io sono 11.000. Ok, carte in mano. Due. Due carte in mano, non Sì. conosco nessuna delle due. No. Ok, allora farei entro in main 2, Sì. pivottana dell'oscurità. Sì. Il tuo, vabbè, è già dark, però diventerebbe dark. Faccio un'evocazione tramite tributo, anzi una special in realtà, volpe a 9 code, tributa a 2, entra special. Tributo a Vishuda e la tua strega. Va bene. Vado in hand e genero due token per Tana dell'oscurità. 1000 d'attacco e 1000 di difesa. Li evoco entrambi in death. Vai pure. Pesco, io sto a 11.000. Vai. Sì, e io ho 78. Passi. Sì. Drop, stand by main. Sì. Allora ti direi, in main tributo Viverna Clock, Sì. anzi, sì, Viverna Clock e i due token. Oh mio Dio. Non è quello che pensi. Purtroppo È la... non è quello che pensi. Per far entrare Barbaros. Petto Barbaros, spacco tutto quello che hai sul field. Allora, tanto anche se attivassi clonazione mi spacchi tutto. Giusto. Cosa fa clonazione? Clonazione evoca un token quando tu evochi normalmente, per scoperta. Più che altro lui è in catena 1. Se tu attivi clonazione in catena 2, risolve clonazione e poi risolve Sì, no, è Barbaros. per quello. Richiamo del posseduto era l'altra. Sì. Let's go. Allora ti direi battle. Sì. 2-2. Ok. 3000. Sono 5-2 in tutto, eri a 11.000 o 10.000, non mi 11.000, ricordo. se sono 5.008. Devo credere un sacco nel cuore delle carte perché ne ho veramente bisogno. Main 2, ti passo il tour. Ho evocato tramite tributo Barbaros, tributando 3, quindi genero 3 Oh, cavolo. Pesco? top. Vediamo se Fede ha creduto abbastanza nel cuore delle carte. Allora, i token quanto hanno? Tutti 1000. D'attacco? 1000, 1000. 1000 attacco, 1000 difesa. Allora, per adesso faccio così. Evoco Discepolo di Ra. Per Sì. il suo effetto ne evoco altri due. Penso. Quindi ne evocheresti altri due, giusto? Sì. Ne evocheresti altri due. Ti tirerei un controllo avversario. Ok. Tributo un mio token. Prendi il controllo di un discepolo. Comunque mi entrano entrambi. Sì, comunque gli altri due ti entrano, Sì. certo. Ok. Facciamo finta che questo sia discepolo. Con in attacco. Allora, tiriamo l'altro, tiriamo l'altro. Eccolo qua. Attacco i due token. Passo, mi torno al discepolo. Ritorno al discepolo, penso un attimo. Sì. Beh, ho offerto come tributo un mostro, quindi perché contro l'avversario tributa? Quindi in hand genero un token da 1000 1000. Sì, questo rimaneva, l'altro ti torno. No, perché quello era il mostro che mi hai preso? Questo era discepolo di Ra, ti torna, mi rimane il... Ah, me l'hai picchiato il token, Sì, i giusto? token l'ho distrutto tutti e due. Ah, ok, perfetto. Passi. Sì. Stand by main. Sì. Tiro un'avanzata delle carte. Sì. Ok. Non me lo aspettavo, diciamo, il Barbaros. Non erano nei miei piani. No, Gran carta. Forte, forte. ma c'è la terreno che tira token a manetta. Quello Sì. è un problema per Decisamente forte. Il mio token è un 1000. I tuoi sono tutti 1100, giusto? me. Entri in battle. Sì. Sì. 2002 su uno dei cosi. Ok, 2002 perdo 1100. e 3000 perdi 1009. Quindi in tutto perdi 3000 e rimani a 2008 Sì. life points. Ok. Main 2. Sì. 3. Carte in mano 2 o 3 tu? 3. Vai pure. Pesco, setto, in difesa. Tiro spolverino.
Non ho carte coperte, cioè La non ho sempre. terreno, Ah, va bene, sì. Leggimi un attimo, spolverino. distruggi tutte le carte magia troppo controllate dal mio avversario. Quindi ancora una carta in mano, giusto? Sì. Ok. Posso andare? Sì, vai. Drop, stand by me. Ok, tu hai 2008 rimanenti. Sposto il token in attacco. Evoco Barbaros senza offrire tributi. Diventa un 1009 per il suo effetto. Batto. Cos'è? La forza riflessa annegante. Non ho ancora dichiarato attacco. No. Me l'hai attivato anche. Me l'hai attivata ancora prima che dichiarassi attacco. Come Vabbè, no? cosa? Ho detto entro in Ah, battle. io ho capito, attacco. Entrata in battle non è l'attacco stesso. Vabbè, e cosa fa? Rimischia? Tutti i mostri in posizione d'attacco vengono mischiati nel mazzo. Mamma mia, che goduria! 7-1, fammi leggere un attimo Barbaros Sì. solo. Che mi sa che è un'evocazione comunque tramite tributo normale, non è una. Quindi non l'ho sprecato. Sì, è un'evocazione Sì. normale. Vai pure. Allora, tu a quanto stai? 7-8. 7, in attacco, discepolo, attacco. Sì, prendo 1100, vado a 6-7. Sì, e Passi. passo, sì. Stand by me. Sì. 7-1. 7-1. Vai pure. Pesco, copro il criceto gigante, evoco dal Sì. mazzo un livello 2. È un effetto scoperta. Ok. Sì, setto lui. Attacco. Sì. Quant'è in attacco colposo? 1100. 1100? Sì. Va bene. Effetto scoperta, genero token fino allo spazio che ho sul field. What? Sì. Puoi Va evocare bene. qualsiasi numero di segno a pecora nera, 0 d'attacco, 0 di difesa. Attacco. Uno, un token. Va bene. Quante carte hai in mano? Zero. Bene, così Slifer non è un problema. Se, Diventano 0 d'attacco. no, io giuro che se becchi Barbaros ti vengo a Ci prendere a sta. casa. Se becco Barbaros ho vinto perché tributo tu, ti spacco tutto e picchio diretto. Passi. No, aspetta, leggi se puoi offrirli come tributo. Cosa? Puoi offrirli come tributo? Sì, non dice nulla. Va bene, dai. Draw. Stand by me. Sì. Passo. Mamma mia! Mi fai morire. Carte in mano 2. 3. 3. Sì. Ok. Attacco e attacco. Perdi 2002. Sì. Ah Ah, no, c'è ok, sono due tutti in token. difesa. Sono tutti in difesa. Passi. Ah, Sì, vai. Drop. Quant'è il tuo mostro in attacco? 1100 tutte e due. Quanto? 1100 tutte e due. Che culo che ho. Una giocata fortissima, allora. Attivo Adesso. Tana dell'oscurità. Attivo Ok. controllo avversario, tributo al mio token, prendo indifferente, uno dei due. Sì. Non effetti al cimitero, No. no? Ok. E li schianti. Prendo discepolo di Ra e mi schianto in battle. Poi evochi un token perché hai. Pesco. In hand, genero token da 1000 mid. Vai. Drop. Stand by me. Sì. Posso un attacco il token? Picchio il mostro alla tua destra. Sì. Questo. L'agile castoro. Posso. Pesco. È la carta che mi serviva. Giara dell'avarizia. Hai 5 mostre al Ma cimitero oggi. probabilmente ce n'ho anche di più, Neanche 10. Tre discepoli. E
E poi lei e nel dubbio per il meme ci mettiamo un agile momonga così. Palese, uno a caso che non porta nulla. O forse sì, non so cos'è ancora nel mazzo. Iniziava a farsi piccolino il tuo mazzo. Sì. Tu generi molte più risorse di me. Sprechi molte più risorse. Gran pescata, Gioia dell'Avarizia. Un più due a caso adesso in mano. Pesca i due. Ok. Poi richiamo del posseduto. E allora, evoco, attivo poi la carta magia incrocio di anime, tributo il tuo token e i miei. Evoco Sei Obelisk. quasi forte. Grazie. Lo so. Bitto 4000. Certo. Ah, può picchiare in questo turno. Forza riflesso, va No, ma bene. stai serio? Eh sì, sono Pensavo serissimo. mi prendessi per il culo. L'ho detto con serietà apposta. Vabbè, setto e vai. Bro. Stand by me. Sì? E io che pensavo di aver fatto la mossa forte da Wombo Combo vinco il duello. Poi ancora 2-8, io 6 e 7. Normal spaccacielo fantasma. Effetto Sì? Sì? genererei token. Quanto c'ha? 500-500 purtroppo. Il mostro, bene. Fammi leggere un attimo il token. Segno spaccacielo, ok. Quindi pesa. Entrare in battle. Sì. Picchio 1100. Ok. Rimango 1700. Sì. Vai pure. Passi. Pesco. Allora, evoco strega condannata. Evoco strega condannata. Effetto, Ok. Ok. mi fa aggiungere una carta proibita dal mazzo. Una carta. Sì. Proibito. Addo il calice. Setto. Passo. Quanto è in attacco la strega? Ok. 100. Bro. Sì. Stand by me. Stand by. Penso in stand by. Attivo Sì. Ok. l'effetto di spaccacielo fantasma. Controllo due mostri spaccacielo. Ti infliggo 600 life points. Davvero? Rimani. Sì, rimani a 1100. Quella è 100 in Sì. attacco. Aspetta, stai ancora in standby phase o in Sì, sto ancora in stand-by. Vuoi Ok. fare qualcosa in stand-by? No, in standby no. Main phase. Ok, effetto di strega. Offro Cosa fa? come tributo. Evoco specialmente un fada di livello 4 dal deck. Va bene. Discepolo che porta secondo e il terzo. È Non un te. fata discepolo. Eh? E Sì, discepolo è è fata? fata. Ok, i tuoi sono tutti dark. Per No, sono luce. Ah, no, per. per tana dell'oscurità. Sì. Ah, però io ho offerto come tributo. In end dopo fai un token. No, tu fai un token. Ah, chi tributa fa un token. Sì, chi tributa fa un token, non è solo per me. Ah, ok. È anche a sfavore mio quella carta. Ah, quindi le potevo tirare prima quando ho tirato Obelisk. Anche volendo, sì. Vabbè, è andata. Volendo puoi farlo, cioè No, potevi no, no, no. farlo, sì. Non lo so. Penso. Quindi quelli sono 1100 tutti e tre in Sì. attacco, giusto? La spell di Obelisk deve tributare per forza 3 dal mio terreno. E tanto è per evocare. No, anche due, una. Però Ah, ovviamente ok. deve essere tre tributi per l'evocazione. Evoca dalla mano, però, giusto? Allora farei Norma la rima. Sì. Sì, quanto c'ha? 1700. Ok. Effetto a rima. Posso Sì. tributare un mostro dark sul terreno. Ok. Se tributo a se stesso, pesco una carta. Se tributo un altro, posso aggiungere un mostro oscurità con 2000 di defo superiore da deck a mano. Però nell'altro caso non ho target da aggiungere. Ok. Sì. E
Penso su cosa fare. Tu hai 1100. Ti tributerei un discepolo di Ra. E Ah, così puoi tributare anche i miei? beh, per Tana dell'oscurità. Ah, Dice ok, che. sì. No, aspetta un attimo, non sono sicuro. Una volta per turno, se stai per offrire come tributo un mostro che controlli per attivare l'effetto di una carta, posso offrire come tributo un mostro oscurità controllato dall'avversario. Sì, posso farlo. Ok. Tributo uno a caso. Sposto in attacco. Entro in battle. Sì. 1700 su 1100. Sì. Sì. Rimane 500. Ok. Mi schianto con spaccacielo fantasma. Aspetta, perdo meno il 600. Rimani a 500. Sì. Mi Schianti. schianto. Sì. Picchio 500 diretto per il Zane. Richiamo del posseduto. L'altro Giga mostro quanto c'ha? No, monarca 500 500 è l'altro? 1700. Quant'è quello? 1100. 1100. Va bene. A questo punto passo in end. Genero un token. Sì, allora, fresco, posto in difesa Quant'è in e difesa? 1800. Aia. Ok. Mamma mia, sono in un'ansia terribile. Vai. Però vai main. Sì. Tributo il tuo mostro più due token per evocare Barbaros. No, Let's no. go! Effetto Barbaros, spacco tutto. No. Let's go! Picchio Vaffanculo. diretto, vamos! Slifer Rain, guarda cosa ho in mano. Solo che non avevo mai abbastanza carte, l'ho pescato quando avevo zero carte in mano, quindi era incalabile. Rimaneva a zero d'attacco 1000 massimo. La dovevi fare per il meme, basta. Bravo! Beh, l'ho memato adesso, l'ho fatto vedere. Ah. No, ma mi bastava. Ecco la riflessa dopo. Ma mi bastava un mostro da beccare. Vabbè, dai, hai visto il mio mazzo cosa può fare? Sì. Sono un bricco. Ma io all'inizio l'avevo briccato, poi ho migliorato la situazione, ma la riflessa su Obelisk mi ha ucciso. Sì, era venuta win condition. E va bene, ragazzi, non ci posso credere di aver perso. Non lo accetto. Cioè, lo accetto poco, ma diciamo che gliela facciamo andare, me la faccio andare giù. Spero che questo video vi sia piaciuto, anzi questa serie di video. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti! Grazie.